facciamo da formiconi. Esperienza da vendere, nonostante insomma dell'89 non è che puoi essere considerato un vecchio, giocatore maturo, esperto. Lumezzane, Cisco, Lumezzane, Benevento, Grosseto, Cremonese, Bassano, Pordenone e Triestina. Tutti questi anni, prima di venire a Gubbio, che cosa ti hanno insegnato? Cioè, qual è la prima qualità quando uno inizia una nuova avventura in un nuovo club? Ma intanto ti ringrazio per non avermi dato del vecchio, perché quindi fa piacere. No, naturalmente cercherò di portare un po' di esperienza, perché la squadra sono tanti ragazzi giovani, e il primo consiglio che do è, quando si cambia realtà, è di partire con il piglio giusto. Quindi crederci in qualsiasi cosa si fa. E io, la prima cosa che ho detto, sono venuto qua perché ci credo. Credo nel progetto, credo nel lavoro che abbiamo intrapreso. Quindi è lavorare con determinazione, questo è quello che bisogna fare sempre. La domanda, non ho usato l'aggettivo vecchio perché la uso per Cucchietti, che invece è un vecchietto classe 1998. Vecchietto perché nonostante la, beato te, giovanissima età, hai già sul groppone più di 80 partite in Serie C, in club che non è, squadre che non è molto facile giocarci proprio perché sono piazze importanti come Reggio Calabria, come Alessandria. E come Bolzano per il Sud Tirolo. Ecco, qual è il segreto? Come si fa a 22 anni ad avere già un background così importante? Ciao, piacere. E diciamo che appunto io ho avuto la fortuna sostanzialmente di essere stato messo nella posizione giusta, essere stato messo nelle condizioni giuste per poter giocare il primo anno a Reggio Calabria. Lì ho fatto molto bene e da lì è nata, tra virgolette, una carriera che mi ha permesso poi di andare nelle altre piazze. Però diciamo che è stato l'inizio un po' fortunoso, un po' appunto con qualche merito che mi ha consentito di fare queste belle esperienze. Soprattutto Quindi, quando hai fatto più di 30 partite a Reggio Calabria, non è no, facile. no, esatto, era appunto, poi era una situazione un po' diversa da quella che c'è oggi. Oggi c'è un nuovo presidente, una nuova società. All'epoca, 3 anni fa, la situazione non era del tutto uguale. Eravamo un po' così, una società un po' traballante che puntava a salvarsi, ed è stata una bellissima esperienza. Adesso, se posso, l'ultima domanda. E vale per entrambi i vostri campioni di riferimento, da parte che conosco probabilmente senza che andiamo. Magari Giacinto non li Facchetti, no? conoscono. Qualc Giacinto Facchetti è un tuo idolo da ragazzino. Posso andare Sì, io? vai, vai. Io, una risposta che ti do potrebbe essere banale, però penso che per tutti i portieri nati nei miei anni ci sia un solo grande idolo, che può essere Gigi Buffon, però ci sono tanti altri portieri a cui Ma oggi qual è imparare. più forte di lui? Io ti dirò sempre Gigi Buffon, anche quando non sarà più in grado di parare, però finché ci sarà, secondo me lui sarà il più forte al mondo. Ma più o meno anch'io sono su quelle date lì, dai, io non vado tanto oltre. No, quando ero più giovane mi piaceva tanto, tanto Zambrotta, un campione del mondo, quindi sembra un giocatore esemplare sia fuori che dentro al campo, quindi è sempre stato un esempio, diciamo, che ho seguito molto da lontano, ma che ho guardato con tanta tanta ammirazione. Formiconi, buonasera. Con Sì, dai. quale spirito ha accolto il progetto Gubbio, visto che si parla di un progetto di grandi ambizioni? Ma proprio con tanto entusiasmo. Io poi ho già lavorato con il direttore, quindi so che persona è, so con che piglio lavora, quindi diciamo ci siamo trovati subito. Sì, ho lavorato con lui a Cremona, quindi devo dire che so la persona che è, quindi posso immaginare come si lavorerà in questi anni. Quindi diciamo l'entusiasmo è stato forte, e subito diciamo c'è stata una grande intesa. Quindi sono venuto qua con tutta l'umiltà possibile per cercare di dare una mano per quelle che saranno le mie possibilità, ma spero e mi auguro comunque di fare un campionato di, diciamo, molto molto importante. Chi ti parlava di portieri, raccoglie eredità importanti anche per quanto riguarda Gubbio, uno degli ultimi è stato la manna per noi.
Genova e di questo posto. Sì, lo conosciamo tutti, la Manna. Di sicuro qui da Gubbio sono passati grandi portieri, magari anche che non hanno fatto Serie A, ma di sicuro portieri importanti. Quindi essere qui mi fa molto piacere. Trovo un preparatore che appunto ne ha visti tanti, ne ha allenati tanti e speriamo di fare il meglio possibile di aiutare questa società. Una domanda per entrambi, come vi trovate e l'ambiente, che sensazioni vi ha dato? Io appunto non posso che essere felice da questo inizio. C'è stato subito un bell'approccio con la città, con le persone soprattutto. Quindi, come a primo impatto così, sono molto contento di essere qui. Ora, lo stesso pensiero da quando siamo partiti finora, l'impatto è positivissimo sia con lo staff, con il mister e con la società. Quindi stiamo lavorando bene e l'impatto è molto molto positivo. Ricordi del Barbetti, che è successo quello anche Beh, io spero prima di tutto che i tifosi possano tornare più presto allo stadio, no? Perché sono una parte fondamentale, no? Di questo sport. Quindi speriamo di regalare tanti gioli e sentire tanti cori, perché vuol dire che faremo bei risultati. se posso permettermi una domanda per entrambi, semplice: siete venuti per vincere il campionato? Siamo venuti per lottare fino alla fine, quindi lottare verso l'alto. Quindi questo è l'obiettivo, non si dice mai no, vincere, siamo i favoriti, vogliamo vincere, noi bisogna fare bene nel nostro ambiente e sicuramente vogliamo arrivare su, più su possibile, questo è il nostro obiettivo. Piano piano, senza Massimo nasconderci, rispetto, massimo rispetto, tutti i club ci sono, noi sappiamo quello che possiamo fare e dobbiamo fare qualcosa in più, questo è il nostro obiettivo. No, la penso anch'io esattamente uguale, condivido del tutto le parole di Joe. Siamo qui per fare il meglio possibile, quindi ce la metteremo tutta, daremo del nostro meglio per arrivare all'obiettivo più alto che sarà.